quindi so di cosa parlo, però purtroppo bisogna lottare. Nel giro di 3 giorni mi hanno buttato fuori dal lavoro perché non ero più idonea. Non hanno avuto nessuna pietà nell'ascoltare il mio dolore, no? La mia sofferenza. Però oggi dobbiamo guardare in positivo, cioè oggi è una giornata importante. Quindi vorrei invitare tutti quelli che hanno la mia malattia, e ce ne sono, e li ringrazio di aver partecipato. Però nello stesso tempo vorrei invitarli a non arrendersi mai. Se sono giù, che mi chiamino per trovare quella forza. Spesso sono chiamata a testimoniare associazioni umanitarie, bambini, anziani, l'ambiente, sì, insomma tante cose, quindi un po' questa cosa mi spaventava, e dall'altra parte mi spaventava molto questo tipo di malattia, un po' per me stessa, perché sono ipocondriaca, e un po' perché mi chiedevo che cosa potevo dare io, insomma in che modo io potevo veramente riuscire a far capire il significato di questa malattia così degenerativa, invalidante, autoimmune, insomma una malattia che è una specie di, come dire, è un cancro che leggermente ti morde dentro e distrugge completamente la tua vita, anche se apparentemente appunto con un paio di occhiali neri, un abito nero e il capello magari che continua a essere biondo, puoi sembrare sempre una bella donna. E vieni fuori perché è difficile raccontare questa malattia in corpo soprattutto. Poi mi hanno presentato la sceneggiatura e soprattutto poi ho cominciato a leggere questo libro che è qui fuori e che vi chiedo gentilmente di poter comprare, perché sono storie che ha scritto Lucia Marotta, ma sono anche storie che sono state raccontate e scritte da varie pazienti, e sono tutte talmente forti, intense, che a un certo punto ho detto non posso tirarmi indietro, devo avere coraggio anch'io e devo affiancare Lucia, perché... E la difficoltà di affrontare una psicologia che subisce la fatica di una qualsiasi malattia non era una novità per me, però lo è stata in questo lavoro, perché il ruolo di Valerio, che è il figlio di Anna, la donna affetta dalla sindrome di Sjögren, subisce la malattia come familiare, come di rimbalzo, insomma, all'interno del nucleo, nel nucleo familiare, e cambia la prospettiva di me, che dovevo cercare di rendere sì il disagio di un figlio che non capisce perché questa madre è scostante e diversa dal solito, e la difficoltà di renderlo appunto in maniera misurata, perché poi ho divertito tanto, perché poi lavorare sul set con persone come Daniela o Maurizio o Sara o Prospero è stato un motivo di crescita alla fine, perché soprattutto per noi giovani, insomma, questo tipo di esperienze significano lavoro, significano altri modi per imparare e guardare.